È partito da Sulmona il 21esimo Sentiero della Libertà, una marcia di 3 giorni sul percorso che rappresentò la via di fuga di migliaia di prigionieri alleati e di giovani italiani che lottavano per la liberazione d'Italia, divisa dalla linea Gustav dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Sì, torniamo alla 3 giorni classica, tanta partecipazione perché quest'anno siamo particolarmente felici di avere i ragazzi di Sulmona, di Lanciano, di Casoli, ragazzi abruzzesi dall'Aquila, ma anche di Roma, di Giaveno, e quindi dal Piemonte sono arrivati. E insomma ci sono tanti giovani e per noi è importante trasmettere la memoria e tenere la memoria viva. Presenti anche francesi e statunitensi che si sono uniti ai circa 400 iscritti alla 21esima edizione del Freedom Trail organizzata dall'associazione Il Sentiero della Libertà. Torna alla tradizione. Sì, si torna alla tradizione della 3 giorni, ovvero oggi da Sulmona a Campo di Giove, poi ci sarà la seconda tappa da Campo di Giove a Taranta Peligna, al Sacro della Brigata Maiella, passando per il Guado di Coccia e infine arriveremo a Casoli, ripercorrendo quel cammino che fecero Ciampi, i prigionieri alleati, tanti antifascisti, tanti partigiani guidati dalle guide appunto che venivano dalla Valle Peligna dopo aver trovato accoglienza in questa terra, avevano trovato solidarietà, ma anche diciamo, la presenza di un'organizzazione che sapeva scegliere, sapeva stare dalla parte della libertà e della democrazia. I marciatori cammineranno lungo il percorso che da Sulmona porta a Casoli, attraverso la Maiella e il Guado di Coccia. Oggi la prima tappa verso Campo di Giove, per raggiungere il 22 aprile Taranta Peligna e il Sacrario della Brigata Maiella. L'ultima tappa domenica 23 aprile da Taranta Peligna a Casoli. Questo giorno mi riporta a Mario, che è stato l'iniziatore di questa bella manifestazione, che non è soltanto una camminata, riviviamo le tappe più significative di questa camminata, ricordando coloro che anche pagarono con la vita il raggiungimento delle linee alleate a Casoli. Un avvenimento importante che viene celebrato con la dovuta emozione, anche in un momento come questo in cui la libertà non possiamo considerarla sempre un valore assoluto e un valore acquisito per sempre, considerato che fenomeni di guerra sconvolgono il pianeta. Quindi alla luce anche di queste considerazioni, nel ricordo della resistenza umanitaria di cui Sulmona fu protagonista, vorrei che questo sentiero, che questa la marcia di oggi possa essere un momento di riflessione importante su un valore essenziale ed insopprimibile qual è quello della libertà.